Volete imparare una lingua straniera ma non avete tempo per un corso classico? Potete chiedere aiuto a un'applicazione. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Avete prenotato una vacanza all'estero ma non conoscete la lingua locale. Avete incontrato nuovi amici ma parlano pochissimo italiano. Oppure avete deciso di ampliare i vostri orizzonti ma la barriera linguistica ve lo impedisce. Qualunque sia la vostra motivazione, ad aiutarvi ci pensa Duolingo. Duolingo è un servizio gratuito a cui potete accedere sia tramite PC sia attraverso l'applicazione per iOS e Android. 4 sono i corsi per chi parla solo italiano, ossia inglese, francese, spagnolo e tedesco. Per chi invece conosce già la lingua inglese, i corsi a disposizione sono ben 28. Una volta selezionato il corso che vi interessa, vi ritroverete di fronte a una scelta: partire dalle basi oppure fare un piccolo test di inquadramento. Quest'ultimo è dedicato esclusivamente a coloro che hanno un minimo di dimestichezza con la lingua. Dopo aver sostenuto questo piccolo esame e definito il vostro livello, potrete iniziare a seguire i corsi di Duolingo. Il servizio mette a disposizione lezioni scritte e di dettato, ma presenta meno pratica nella conversazione. Le conoscenze si sviluppano attraverso un albero di abilità, proprio come in un videogioco, attraverso il quale vedrete i vostri progressi. Ogni blocco di lezioni introduce nuovi vocaboli che potranno in seguito essere esercitati. Tutti i corsi danno una buona infarinatura della lingua insegnando all'incirca 2000 vocaboli. Il punto forte di Duolingo è l'immediatezza. Potrete studiare sui mezzi pubblici oppure in qualsiasi momento libero. Basteranno anche 10 minuti. Oltre ai corsi standard per gli adulti, esiste anche Duolingo per le scuole. Il principio rimane esattamente lo stesso, ma questa volta è l'insegnante che monitora i progressi di tutti i suoi studenti attraverso un apposito pannello di controllo. Le lezioni con Duolingo danno ad ogni studente un'educazione personalizzata e lo aiuta ad imparare divertendosi. Coloro che invece conoscono già benissimo una lingua possono contribuire alla realizzazione di un corso di Duolingo. Direi che per oggi è tutto, io vado a ripassare il mio adorato giapponese. Voi nel frattempo correte a visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Sayonara!